Parte dal centro storico di Fano l'appello degli esercenti per incentivare gli acquisti in città. Con lo slogan Sosteniamoci prosegue la campagna per sensibilizzare i consumatori a sostenere botteghe, piccoli esercizi e imprese locali, spesso a conduzione familiare, che continuano a resistere nonostante le difficoltà. Nei negozi aderenti all'iniziativa è stata affissa questa locandina con al centro un grande cuore umano. Un progetto sviluppato grazie a un'idea di Antonio Biagiotti. Laddove si chiude una vetrina, dietro questa vetrina, che può essere qualsiasi genere di attività, e dietro ci sono delle famiglie che lavorano e sicuramente ci sarà anche qualcuno che in questo momento chi ci ascolta, che conosce, che potrebbe essere un parente. Per cui mi si è accesa, diciamo, questa lampadina, dove poi io ho chiamato un mio carissimo amico che è Tiziano Busca e che mi ha dato una grande mano a portare a termine questa cosa. Comunque io dico a tutti i fanesi, sosteniamoci, perché quando il centro storico di Fano, come già state vedendo, alcuni negozi hanno già chiusi e purtroppo ce ne saranno anche altri, avremo tutti un grosso dolore nel profondo di noi e del nostro cuore. Lo slogan pone l'attenzione sull'opportunità di evitare le multinazionali del web e di scegliere invece il negozio di vicinato per lo shopping di Natale e non solo, una scelta che contribuirà a sostenere l'economia locale. D'altra parte, per le attività c'è ancora tempo per aderire all'iniziativa, infatti il progetto non si fermerà qui. Il concetto della vendita non è il bene, è la relazione. E quindi in un tema di grande drammaticità come quello della pandemia, è evidente che il progetto di futuro non si disegna attraverso la vendita di un prodotto, si disegna attraverso il recupero di un rapporto. E quindi il concetto della socialità, il concetto del sostenersi, il concetto di ridefinire dei nuovi valori etici che inizialmente erano indiscutibilmente la base per cui le persone si incontravano. Il commercio era la prima via di comunicazione che aveva unito popoli ed è evidente che questa necessità di ritrovarsi in un disegno che sostiene l'intera comunità è un principio che rafforza il valore della unione, della famiglia, del lavoro. Questa iniziativa non si fermerà qui, continuerà con altri progetti che avranno un rapporto e un sottofondo culturale molto importante che legheranno Fano e le sue attività dentro un percorso di coinvolgimento di tutta la città. L'iniziativa è sostenuta anche dal sindaco di Fano, Massimo Seri. Facendo i tuoi acquisti nel centro storico di Fano, sostieni l'economia della tua famiglia e del tuo territorio e rendi più bella e vivace la nostra città. Sosteniamoci, un'iniziativa promossa dai negozianti del centro storico di Fano.